Avete aggiunto la mamma non ci troverà mai. Allora ragazze, siete qui sotto al letto? No, ragazze, non è che voi avete visto dove si sono nascoste, perché io non le trovo più. Ragazze, siete qui? Non sono neanche qui. Oddio. Oddio ragazze, non è più bello il gioco. Forza, venite fuori. Ciao. No, vabbè ragazzi, guardate, oggi abbiamo ospite un'amica di Giada e già un disastro. Non so se vedete dietro di me che cosa stanno combinando. Devo farmi venire in mente qualcosa. Cosa potrei fargli fare? Ho un'idea, venite con me. Ragazze, allora che state combinando qua? Primo, c'è tutto da mettere a posto sto casino, perché non esiste. Va bene che la Vicky è qui per giocare, va bene, ok, però io ho pulito oggi la casa. E che ne dite se invece di fare tutto questo bordello assoluto io mi proponessi una challenge? Sì! Giada, te lo dico io che challenge vorrei proporti. Quale? Nascondino. Nascondino, normalissimo. Mamma, perché non facciamo il nascondino estremo? Sì, vai! Che cos'è il nascondino estremo? Te la spiego io. Il nascondino estremo è quello che ci possiamo nascondere dove vogliamo, anche fuori strada. No? Certo, certo, fuori strada, vabbè, sì, va bene, ok, giochiamo a questo nascondino. Ok. Tanto comunque vi dovete nascondere in casa, nascondino estremo per dire, giusto Giada? Sì, 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 mamma. Ok, allora, sentite. Conti te! Guarda, non lo immaginavo. Ok, allora, conto io, mi raccomando, fate le brave. Ciao. Cioè, non è che vi andate a nascondere chissà dove, in quale meandro, cioè io vi voglio trovare, eh. Chiaro? Sì. Chiaro a tutte e due? Sì. Tranquilla. Allora. Divano e questa è la tana, mi raccomando ragazze, Ok. Ovviamente indovinate chi dovrà contare. Dovrò contare io e voglio fare un nascondino estremo, ragazzi, ma voi sapete di che cosa stanno parlando? Io no, però prima di iniziare volevo fare le presentazioni. Io sono mamma Nadia e io sono Giada e oggi Victoria. Abbiamo la Vicky come ospite che giocherà con noi a questo nascondino estremo, questa roba qua che non ho capito bene che cosa sì, nascondino. Mi raccomando, non perdetevi il resto del video. Ciao, adesso inizierò a contare, ragazze, mi raccomando, tutti pronti? Io inizio a contare, che ne dite, fino a 20? Sì, dai. No, 21. Contiamo fino a 21. 21. Ok, si parte, ragazze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non ci mettiamo. No, no. Arrivo ragazze! Bene ragazzi, ho finito di contare e... Ma direi che non le vedo al momento. Aspettate che giro la telecamera. Vediamo un po' dove si saranno nascoste qui, no? Qua dietro direi che non ci stanno. Però quasi quasi dietro la tenda potrebbe essere un ottimo nascondiglio! Niente da fare, neanche qui. Ho sentito delle voci.
veniva la voce? Provo ad andare di qua. Niente, nello stanzino non ci sono. Proviamo nel bagno. Vi ha trovate? No. No, mi pare di no. Non sono neanche in bagno. No! Ma mi avete fregata! Vabbè, ok, ho già capito chi deve contare ancora. Tu! Ma non ti la l'altro. Aspetta, questa è la papera con Rebecca. Seconda mancia. Io qui nascondo qua la seconda mancia. Mi sembra un po' facile come nascondi. Va bene, conto ancora io. Sì, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21. Arrivo. Ma ragazzi, ma cos'è sto casino? Ragazzi, vi ho beccate subito. Siete qua dietro alla tenda. Ma allora, niente da fare, questa volta ho vinto io. No. Non penso proprio. Guarda, conto ancora io solo perché mi fate un po' di tenerezza. Però conto ancora io e mi promettete di mettere tutto in ordine, quello che avete messo in giro. Sì, certo. Va bene, mi raccomando. Ehi, sto già capendo che stai salendo, bella mia. No, non stavo salendo, volevo capire se... Allora, si furba. No, noi stavamo salendo qui perché volevamo andare giù in taverna, vero? Va bene, amicetti. Scrivetelo voi dove vi nascondereste. Ma perché Giada fa la furba, guardate. Va bene, ragazze, conta. Aiuto. E 1, 2, 3, 4. Ma è ovvio che sono salite, ragazzi. Cioè, ho sentito, non so, ma nemmeno. Ma chi vogliono prendere in giro? Andremo subito di sopra a cercarle adesso. 18, 19, 20, 21. Arrivo. Sono quasi sicura di averle sentite leggermente salire le scale. Ma nel mentre che le sto cercando, ditemi, a voi piace il nascondino? Ma sapete dirmi che cos'è questo nascondino estremo? Io mica l'ho capito. Boh, vabbè, cerchiamole. Che al prossimo nascondiglio andiamo fuori. Va bene. Perché questo è il nascondino estremo, vero? Appunto, ma se noi andiamo fuori, penso che poi non ci troverà mai più. Adesso si deve stare guardando la mamma. Allora, dove siete? Siete qua? No, qui non le vedo però. Dove saranno finite? Che casino c'è in questa stanza? Cioè, potrei anche non trovarle mai più queste bambine se si fossero nascoste qui. Guardate. Cioè, fratello Riccardo questa sera mi sente intanto. Ma le ragazze io qui non le vedo, anche perché veramente se si fossero nascoste qui probabilmente neanche le vedrei. Guarda che... Ho sentito un rumore. Cosa c'è qua? Sotto! Vi ho trovate, furbette! Sì, ma devi fare ancora trama per noi! Ma io non riesco a correre, siete attaccati a voi! Mi fregano sempre! Ho fregato anche stavolta, ragazzi, sono già giù loro. Io sono anziana, ragazze. Ok, l'ultima volta. Io poi non ci gioco più a questo gioco, basta. Sì! Concetti, venite con noi. È prima, non è vero. Io mi piano perché la mamma sta contando. Oh, mamma mia. Ma che c'è? Facciamo finta che adesso lasciamo aperto il cancelletto e ci andiamo a nascondere di là. Così la mamma pensa che siamo in strada. Ok, va bene, vai. Andiamo a prendere le chiavi. Adesso apriamo il cancelletto. È un gioco per te. Andiamo.
La mamma non ci troverà mai. Ehi, chiudiamo, prima che la mamma ci trova. 18, 19, 20 e 21, arrivo! Oh, mamma mia ragazzi, basta, questa è l'ultima, proprio non ce la faccio più. Adesso le cerchiamo, vi giro la telecamera. Allora, si saranno nascoste in cucina? No? Ah, sicuramente qui nello stanzino. Direi di no. Allora, andiamo ancora di sopra. Sicuramente saranno in qualche stanza. Magari in camera di Giada, controllo. Allora, ragazze, siete qui sotto al letto? No, ragazze. Non è che voi avete visto dove si sono nascoste, perché io non le trovo più. Riproviamo in camera di Riccardo. Oddio, ragazzi, dove sono? Ragazze, siete qui? Non sono neanche qui. Oddio. Oddio, ragazze, non è più bello il gioco. Forza, venite fuori. Ok, comincio a preoccuparmi. Non le trovo da nessuna parte. Ho guardato dovunque, in tutta la casa. Oh, mamma. E adesso chi glielo dice alla mamma della Vicky? Dove sono finite? Oh, no, 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 no. Ragazzi, che faccio? Devo chiamare la polizia. Oddio, cosa devo fare? Io la chiamo. O forse sono uscite. Aspettate, mi metto la giacca. Andiamo, dai, in casa. Vicky, attenta. Questo tamponino è bellissimo. Lo so, però adesso dobbiamo andare. Dobbiamo metterci le scarpe. Io la non posso rifare. Oddio, la mamma sta chiamando la polizia. Ho visto la mamma che è uscita dalla porta. Noi possiamo entrare dalla finestra. Andiamo. Togliamoci la tasca. Ok ragazzi, ho messo la giacca, adesso esco e vedo se le trovo. Oddio, sono agitatissima. Ma dove saranno finite? Oh no, c'è il cancellino aperto. Guardate, il cancellino aperto. No, 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 no. Oddio, dove saranno andate? Oh no, devo assolutamente chiamare la polizia. Non ce n'è. Giriamo un pochino il giardino insieme. Magari si sono nascoste da questa parte. Ragazzi, oddio, lì non ci sono. Ok, rientriamo in casa. Ora è proprio il momento. È arrivato il momento di chiamare la polizia. Lo so. Ok, la chiamo. C'era il cancellino aperto. E dove saranno? Oddio. Oddio mio, ragazze! Mi avete fatto venire un infarto! È colpa sua. Colpa sua. È colpa sua. Stavo chiamando la polizia! C'era il cancellino aperto! È uno scherzetto. Uno scherzetto? Adesso, care mie, di te chiamo tua madre. Tu sei in punizione per 2 mesi senza tablet. Hai capito o non hai capito? Sono veramente molto arrabbiata. Ma te l'avevo detto che era il nascondino estremo, eh? Ho capito, ma io non pensavo che il nascondino estremo comprendesse anche il cancellino aperto. Allora, guardatemi bene. Guarda io come... Siete in punizione. Amicetti, cioè, cosa devo fare io con queste due? Voglio dire, avevo io la loro responsabilità. Vabbè, una è mia figlia, certo, ma l'altra no. E che gli dico io a sua madre, che si è nascosta fuori dalla casa? Ah, mi avete fatto venire un infarto. Quindi voi, amicetti, mi raccomando, non fate come loro. Non vi nascondete in posti pericolosi, perché potrebbe succedere di tutto. Ma non è vero. Potrebbe succedere veramente di tutto. Quindi adesso voi mute tutte e due in punizione. Adesso aiutatemi a trovare una punizione esemplare per queste due. Scrivetemelo giù nei commenti e ci vediamo. Aspetta, mettete un bel like e iscrivetevi al canale e suonate la campanellina.
prossimo video. Ciao. Mi raccomando, sono molto arrabbiata con voi due, non fate le furbe. Mamma mia, guarda.